Accettare le nuove sfide del mondo del lavoro significa mantenersi al passo con i tempi ed adeguare le tecnologie alle nuove professionalità o a quelle professionalità storiche che rimangono ancora punto di riferimento per il cittadino. Oggi chiudiamo con grande soddisfazione un corso fatto sui GIS, che è un sistema innovativo, un sistema particolare che ci consente a noi professionisti che giornalmente acquisiamo dati sul territorio a gestire questi innumerevoli dati in modo diverso, da un sistema cartografico tradizionale ad un sistema innovativo come quello del GIS, che sicuramente ci fa fare un salto di qualità. Oggi un geometra deve riuscire ad abbracciare più tematiche per rimanere sulla piazza, diciamo, non concentrarsi solo su una tipologia, quale può essere il catasto, piuttosto che la sicurezza sui cantieri, non è consigliabile, bisogna abbracciare più tematiche e questo corso dà modo di ampliare le vedute per un tecnico. Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Catanzaro non si sottrae alla sfida, anzi offre ai propri iscritti gli strumenti per rimanere in campo con l'aggiornamento professionale, guardando alle nuove tecnologie applicate, facendo ancora una volta da apripista per le categorie professionali con la formazione in sede. E questa è la volta in cui si parla di GIS. Sono i sistemi informativi geografici. Si tratta della moderna cartografia, è la cartografia digitale. In pratica, quindi, si è passati dalla classica cartografia cartacea alla cartografia digitale. Quindi, diciamo che per quanto riguarda le nuove professionalità e l'aggiornamento delle professionalità, è fondamentale che ci sia questo passo, questo ulteriore step, quindi di passaggio dal cartaceo al digitale. Per stare al passo diciamo, con i tempi e anche per far sì che, ad esempio, gli enti locali possano utilizzare, per motivi di pianificazione e di gestione del territorio, possano utilizzare questo strumento. È uno strumento cartografico, quindi alla fine parliamo sempre di cartografia. In più c'è stata questa, diciamo, questa innovazione che lega, ad esempio, lega il dato qualitativo, che noi troveremo, ad esempio, nel database, al dato grafico. Il dato grafico che è in mappa. Quindi diciamo, è fondamentale che le nuove professionalità acquisiscano le informazioni legate a questo software, che tra l'altro è un software open source. E l'anno si chiude con una buona notizia che arriva dagli uffici della politica regionale. Noi come ordini professionali della provincia di Catanzaro avevamo inviato una lettera alla Regione Calabria invitandoli a questa proroga che è arrivata e che sicuramente consentirà a noi tecnici di respirare per quanto riguarda le pratiche che abbiamo già in essere nel nostro studio, ma in più ci darà la speranza di poter abbracciare e aprire i nostri studi a nuove pratiche che sicuramente verranno, perché il piano cassa da noi non è stato sfruttato ancora in pieno, perché non è stato capito bene, non dico dai professionisti, ma dagli amministratori che reggono le nostre istanze.